Non sono un'ingiustizia. Cerchio Esseno attraverso NT Alexander. Questo è l'aiuto che possiamo darvi e ciò che possiamo fare per aiutarvi ad andare avanti, affrontando con coraggio quelle prove che l'esistenza nel quotidiano vi pone davanti. La vostra vita terrena è inevitabilmente costellata di dolori, di sofferenza, di eventi a volte tragici, ma ricordate, sono prove, come vi fu detto da altre guida meglio di me. Sono un viatico per l'evoluzione dello spirito. Quindi il dolore, le sofferenze, la tragicità di certi eventi non sono un'ingiustizia, credetemi. Non c'è un ente supremo che ingannerebbe voi e noi se così fosse, che sia presente in prima persona nelle vicende delle creature. L'ente supremo trascende tutto questo. È lo spirito universale, è la grandiosità del tutto, e quindi non può essere ridotto a forma individualizzata. Spesso è solo una vostra esigenza mentale quella di rivolgervi a Dio e credere che Dio possa ascoltarvi in prima persona. Voi stessi siete la sua manifestazione. Voi e noi come spiriti siamo la manifestazione della divinità. Quale cosa più grandiosa? E non credo che si possa togliere qualcosa alla divinità cercando di farvi capire che non c'è un Dio che punisce o che premia. Io spero che abbiate fatta vostra la consapevolezza, anche grazie a queste esperienze, che il giudizio è demandato a noi stessi. E non c'è pena, soprattutto quella eterna. C'è invece la decisione, la scelta consapevole di tornare nella materia per poter pagare dei debiti o per superare certe prove necessarie allo spirito per procedere nella sua evoluzione, sia cognitiva, sia intellettiva, sia morale. Lo spirito, libero dalla materia, ha una visione completa di tutto ciò che ha fatto anche nelle esistenze precedenti. Tira in un certo senso le proprie somme e se non riesce a capire dove ha mancato in maniera particolare e che cosa deve recuperare, pagare per procedere più speditamente nell'evoluzione, allora c'è l'aiuto delle guide, delle entità di luce.